Seconda sconfitta consecutiva. Io, cioè, queste vie non è un sorriso da dire, e vai! Cioè, perché cazzo sono morto deluso. Deluso non tanto perché si è perso, ma per come si è perso. Perché, con tutto il rispetto per Crotone, nel senso che niente, di bello ha fatto, che comunque Crotone tanto di cappello sotto certi punti di vista. Cioè, però non si può andare a perdere contro il Crotone, appunto, in questo modo, contro una squadra che, mi dispiace per loro, è ultima in classifica. Io vorrei che ha fatto 3 punti dentro di noi, è sempre ultima a pari punti. Cioè, non si può. Non si può né perdere né giocare così di merda. Ci ho visto una sorta di déjà vu, ci cioè, ho avuto un déjà vu della partita contro il Latina, che, come dissi, il Latina sembrava il Real Madrid, cioè si era fatta diventare il Real Madrid. Cioè, a parte che mi aspettavo una reazione dopo che l'altra volta si è lasciato, sì, non dio un punto, 3 punti, perché secondo me l'altra volta si poteva vincere la stragrande, se si tirava a fare i coglioni come negli ultimi 10 minuti, però quella è una partita a parte. Io vorrei sapere, ma che cazzo ci sa in testa? Cioè, ci sa voglia, un briciolo? Perché così non è il modo. Cioè, ci stiamo rendendo conto, è vero che oggi siamo stati in osa obbrobriosa, una osa indecente. Non è perché non si è fatto go. Ma anche per quel briciolo di Gio. Cazzo, ma dov'è Gio? Non pretendo mia di Gio come Barcellona, ma un minimo di Gio. Quelle volte si è arrivato in porta, non ci sei arrivato perché hai fatto una bella sfida di va. Ci sei arrivato perché hai provato a giocare, ma non ce l'hai fatta. Ma il centrocampo dove cazzo è? Ma sotto certi punti di vista, dove cazzo è la difesa? Quando sei sotto porta, dove cazzo ce l'hai la concretezza, la freddezza, la finalizzazione delle mie palle? Dove cazzo ce l'hai? Cioè, io, quando va a finire così, io a volte dubito delle varietà del Livorno. Io sempre questo volere lì che ha sempre detto, secondo me il Livorno quest'anno, se gioca, anzi, se fa vedere qualità che c'ha, può essere una discretissima, non so nemmeno se esiste il termine, comunque, discretissima squadra. Un dio ottima perché, vabbè, ce l'hai perché pecca, nonostante, cioè, non è che c'hai che stanno Nardi, Messi, vediamo, cioè, giocatori comunque si sa quelle sono, però sono giocatori che per la Serie B possono far molto comodo, soprattutto alcuni. Io pensavo, io ti dico, va bene, ok, sono pessimista, che io sono sempre pessimista e poi non rimanerci di merda, anche se alla fine ci manca di merda uguale, però ho detto, si farà qualcosa, si va già contro l'ultima, siamo venuti da una sconfitta brutta del cazzo contro l'Avellino, l'altra settimana, si farà qualcosa di buono, zero, zero, niente, 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 proprio un'osa, già detto, indecenti, un po' non sembra, ma a me ragazzi mi ci gira veramente il cazzo. Perché si è buttato via 3 punti così anche oggi. Sicura se è via corta, ci vuole poco a magari a lottare, ad andare fino in via a retrocedere, però a non lottare tra virgolette quasi più, ormai o difficilmente. Per magari fine eventuale, insomma, se arriva di 20 qua. Non ti puoi permettere te Livorno di perdere così male fra l'altro. Non lo puoi fare. Cazzo, ma ci tira fuori un po' coglioni. Per favore, fate qualcosa. Non vi si può vedere. Secondo me non è stata la prestazione più brutta di quest'anno. Però è stata veramente brutta. Brutta. Tanto. Oh, il Crotone, ricordiamoci. Ma poi così, come ho già detto, senza togliere niente, che sembra brutto. Però sempre di rispetto parlando, però voglio andare in base a quello. Che ha fatto Livorno e che ha fatto il Crotone quest'anno. Il Crotone, per quello che io poi ora voglio fare a tifosi livornesi, ha visto la partita, ma ti è sembrata veramente una squadra da, cioè, ultima in classifica? No, perché? Perché Livorno ha permesso di fare questa Serie B. Vedrai se tante cose, se il gioco c'era, se un po' di tattica non si c'era, se Gelain non le vuole dalla colpa, e comunque l'allenatore ce la si vuole, però alla fine sono tutti rimandati in campo, però se Gelain smettesse di abbiare 3 volte formazione, smettesse di abbiare moduli e tant'arte, bla bla bla, era forse perché se ne poteva combinare. E le possibilità di vincere c'erano, nemmeno di pareggiare, di vincere c'erano.
Perché se il crotone è laggiù, il motivo c'è. E te e Livorno, che come ho già detto prima, lotti in teoria per poter andare in Serie A, non ti puoi permettere di fare così. In primis non ti puoi permettere di perdere. E dopo il primi, subito dopo, non ti puoi permettere di perdere così. Per amor di Dio. Io sono dell'idea che comunque l'episodio più giusto, alla fine, cioè, se alla fine veniva fuori un pareggio, non è che nessuno delle due aveva rubato qualcosa, però dato che così è stato, non ti puoi permettere di perdere così, no? Io vi do la verità, io non ho voglia di parlare dei singoli perché mi ha buttato abbastanza giù dal punto di vista parlando del Livorno, mi sono andato abbastanza giù perché mi ha dato noia. Perché veramente mi aspettavo forse troppo, purtroppo troppo non è arrivato appunto. E quindi cioè, posso parlare tra virgolette, ma anzi, un po' dei singoli. Così. E vabbè, non parliamo dei singoli. Perché no, davvero, questo video mi dispiace dirlo, è un po' forzato. Perché tanto, cioè, poteva benissimo finire dicendo, lui ha fatto cano, non si poteva vedere, stava tutto va già contro il Crotone. Ha perso 1-0, è giusto, su certi punti di vista, ma ha perso e fine. Però, dato che voglio un pochino, tra virgolette, parlarne un po', allora è giusto che vi parlo un po' dei giocatori. Allora, dei singoli. Allora, innanzitutto vorrei capire una cosa, Ceccherini. Come va l'anno scorso Ceccherini è stato uno dei paesi che si è salvato, secondo me. E quest'anno invece le fa così ca. Cioè, non sa, veramente, mi dispiace veramente tanto di dirlo, perché comunque io, come Ceccherini, come tanti giovani le porto così, nel senso, io spero sempre che possano diventare dei fenomenini, chiamiamoli così. Però Ceccherini, cioè quest'anno per me è una cosa indecente. Soprattutto oggi, io credo che abbia, le cose ha fatto siano state più quelle sbagliate di quelle giuste. Lui. Viaggianti, mi levate una curiosità. Ma come mai deve fare così cazzo sotto porta? Per non parlare poi dell'amministrazione in generale, vabbè, però. Tanti dicono che Viaggianti non è così scarso, per mi fa ca. Comunque, come mai sotto porta le fa così ca? Molte volte il portiere ha fatto anche la parata della vita. Qui ha cioè, tirato una pietra, eh? Tanto che poteva essere impossibile go, non è stato. Luci, cosa, cioè, cosa ha sempre paura del ginocchio, che se, fa, fa, se non erro era il ginocchio, dell'infortunio, cioè se deve essere così smetti, diceva, tacca come usa di mettere le scarpette al chiodo, perché tanto, cioè, se devi giocare, devi fare così. Luci ragazzi è improponibile. Tien non ce l'ha la regia del gioco. Lui dovrebbe essere in teoria uno di quelli lì che più che regia dovrebbe fare un briciolo di gioco. Zero. Luci ragazzi, una partita e basta. Ha fatto recente di quest'anno. Poi zero. Poi altri osi. No, altri osi basta. Basta perché. Io penso, oh, reparto più brutto al centrocampo. Comunque, tutto. E ante per la clara. Niente, finisco il video qui. Guarda, mi scuso tanto se faccio discorsi un po' forzati, che magari vado un po', cioè perdo, tra virgolette, il filo del discorso, ma però davvero mi gira il cazzo, mi gira il cazzo perché sono andati a perdere addirittura giustamente sotto certi punti di vista contro l'ultima classifica. Soprattutto dopo che te, dato che sei a Livorno, devi avere fame di fare punti e non ce l'hai questa serie e ti manca. E ti manca, cioè, sono delle lacune importanti, eh. Se questo è Livorno e continuerà già così, sono tante lacune. Tanto bene. Vabbè, niente. Scusate per questo commento, ma era sfogo, però davvero. Mi dispiace andare a finire così. Mi gira un po' le palle. Mi girano abbastanza le palle. Io spero, ovviamente, che ora si va giù a Trapani, la prossima, se non sbaglio. Infrasettimanale. Io spero, ovviamente, che sia stata una partita no, ti vedi va. Perché se si continua già così, ragazzi, non ci si sorti. Non ci si sorti. Quindi niente, vi lascio con purtroppo questa mia reazione. Niente, e lo dico, anche se porto merda, lo dico, tanto alla fine è uguale. Speriamo di, non so, di rivederci poi appunto nel prossimo commento, la partita contro il Trapani, in maniera diversa, perché anche il caso, eh? Vabbè, via, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.